non si può fare sta roba. Com'è pericolosa. Che botta ha tirato? Vai. Madò! È arrivato il momento di spaventarsi. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh, porca troia! Molto bene, ci siamo un attimo fermati qui sulla vista del lago. Che lago è? Corbara. Lago di Corbara, molto bene. Eccoci qua. Allora, siamo appena scesi dal GS in doppio con Sin. È arrivato il momento di provare un MT-09. No, no, ma vado piano. Porca mamma mia, che bella è. Mamma ragazzi, che bomba. Porca p***a, che bomba. Bellissima la frenata, è stata migliorata. Ma che... Senti che botti, poi senza DB. Mamma la frenata. Mamma, si stava alzando! Bomba! Senti che roba, senti che roba! Io avevo provato il modello vecchio, mi sembrava molto più molle. Mamma la prontezza che ha! Comunque fa paura, nel senso che... So, guarda, sì, no. Fa paura nel senso che sul dritto, cioè quando esci di curva e apri l'anteriore e si continua a staccare da terra, quindi fa un po' paura. Non si può fare sta roba. Mamma, com'è pericolosa. Madonna. Qua ti spari gli eyesight se non stai attento, eh. Madonna, che botta ha tirato. Attenzione, c'è sindaco CS davanti a noi. Guarda che bella che è. Esplode il cervello, bro. Che bestia, che bestia. Sì, c'è un'erogazione che però c'è, è spaventosa. Io penso che sul bagnato una roba del genere diventa pericolosa, eh. Lasciato un attimo indietro gli altri, torniamo indietro. Madonna, non riesco neanche a sentirmi dal bordello che fa questa moto. Vai, fermiamoci qua. Vai. Madò! Se si alza sta roba. Guarda, tu guarda anche com'è ferma. Che frenata! C'è un'erogazione devastante! Fa paura, eh!
te lo giuro. Ci devi dare un po' tranquillino col gas, perché adesso considera che frena. Bellissima la frenata. Ah, prima non frenava un cazzo? No, no. Comunque c'è un giocattolino sta roba. Sì, ma siccome si vuole godere il GS. E niente, quindi la moto che abbiamo appena provato, adesso andremo in doppio col proprietario. Ho già capito che dovrò cambiarmi di nuovo le mutande stavolta, però è perché ci saranno sgommate. Così vediamo anche il test da passeggero com'è. Sei proprio rannicchiato, sì. Come un uccellino sul trespolo. È arrivato il momento di spaventarsi. Madonna. Oh mio Dio. Oh mio Dio. La scelta era salire su lui con l'MT-09, fare GS qua, oppure andare con un pazzissimo col KTM 390. Ho scelto lui perché mi sembrava più tranquillo, ma sti cazzi! Ecco, ho sentito di nuovo l'anteriore che se ne andava proprio come quando la usavo io. Mi hanno detto che sono 5-6 km. Se è vero, li faremo in molto poco tempo. Se non è vero, e mi hanno solo convinto a salire con lui, bastardi. Mamma mia. Oh mio Dio. Oh porca troia. Non li salutare. Tieni le mani sul manubrio. Ecco, quello è il pazzo col 390. Scena proprio alla Fast and Furious, delle macchine che si sono divise in due vie diverse pur di arrivare prima delle altre. A cannone, sono dei pazzi qua a Viterbo. Maddo, senti qua la strada, sono un po' appollaiato qua. Di nuovo quello col 390, pazzissimo, ma voi dovreste vederlo in faccia, è tipo, sembra un ragazzo tranquillissimo, ma non lo è. Oh mio Dio, purtroppo come dicono l'apparenza inganna, porca pure la gara col 390. Ecco Sinna, no, è andato dritto. Ah no, si è fermato. Ok. Oh, metti poi si alza subito. Qua vediamo delle rovine, il Tevere e altre strade strette che mi stanno già facendo cagare sotto. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh, sembrava un DSG. Senti che roba. Oh mio Dio, oh mio Dio, se frena sta moto. DSG cazzo. Dietro, scuola guida, e lo porti qua, sarà infame. Oddio, mi sono staccato col culo dalla sella. Siamo arrivati a Todi, sono un pochettino distrutto perché fare da passeggero è abbastanza faticoso. Purtroppo si è un po' rovinata la vista, ma pazienza, adesso penso ci prenderemo un caffè. Miami, Dade County, let's ride. I'm from Miami, bitch. Yeah,
drop your shit and drop the beat. Let's party in my street.